Benvenuti alla prima puntata di Real Crime. Io sono Federica e oggi vi racconterò una storia di true crime italiano e internazionale. Oggi, per la precisione, andiamo in Colorado, negli Stati Uniti, perché vi racconterò la tragica storia della famiglia Watts, composta da Shannon, Chris e le due figlie, Bella e Sissy. Ma iniziamo dall'inizio. Shannon e Christopher, detto Chris, si conoscono nel 2010 in North Carolina, negli Stati Uniti. Lei stava passando un periodo difficile, era da poco divorziata e aveva scoperto di avere una malattia autoimmune. Il matrimonio che aveva avuto era molto burrascoso, l'aveva segnata molto, e un giorno a Shannon arriva una semplice richiesta di amicizia su Facebook. E legge Christopher Watts. Lei però subito non l'accetta, per lei non era un periodo facile, ma alla fine, dopo un serrato corteggiamento, lei accetta l'amicizia e i due iniziano a frequentarsi. Escono per 2 anni e finalmente nel 2012 si sposano, coronando il loro sogno d'amore. I genitori di Shannon nei video del loro matrimonio definiscono Chris come un dono dal cielo, un angelo custode, delle braccia sicure per la loro figlia. Nel 2013 decidono di abbandonare il North Carolina e di trasferirsi verso ovest, verso le montagne rocciose, in Colorado. Shannon e Chris comprano una villa meravigliosa a Frederick, un distretto a nord della città di Denver. La classica casa americana, quindi tantissime stanze, più piani, un mega garage e un bellissimo giardino. A settembre del 2013 viene al mondo la loro prima figlia, Bella, e Chris viene assunto nello stesso momento nella ditta Anadarko come operaio addetto alla manutenzione di pozzi petroliferi. Shannon invece lavorava in quel periodo in un ospedale per bambini. Nel luglio del 2015 la coppia dà alla luce la loro seconda bellissima bambina, Celeste, detta Sissy. Dopo questa seconda nascita, Shannon decide di dedicarsi alle sue due figlie e cerca un lavoro da fare da casa presso una società di network marketing multilevel, dove viene assunta come venditrice di prodotti online dimagranti e cerotti integratori. Shannon si scopre molto brava in questo lavoro e ottiene tantissimi seguaci su Facebook, anche grazie ai suoi numerosi post e video della sua vita privata, dove si vedono sì i prodotti che lei pubblicizza, ma anche dei momenti quotidiani con le figlie e soprattutto con il marito Chris. Yes, so everyone's gonna try Chris Crumb cookies and cream. All right, Bella gets cookies and cream, Cece gets cookies and cream. Ready? Ready? Set. Come si nota dai numerosi post social di Shannon, lei è una persona molto estroversa, molto simpatica, a differenza di suo marito Chris, che è molto più pacato, molto più timido, ma che tutti definiscono come un padre amorevole, premuroso e come un uomo che non ha mai alzato una volta la voce contro sua moglie. Il loro matrimonio negli anni era sempre stato perfetto, sì, qualche litigata, le crisi normali di coppia, e infatti proprio per questo motivo erano una coppia molto invidiata. La coppia si ama molto e infatti nel maggio del 2018 Shannon scopre di aspettare il loro terzo figlio. E di questo c'è anche un video su Facebook di quando lei lo comunica a Chris tramite un test e tramite la scritta su una maglietta. L'abbiamo fatto di nuovo. In questo video la reazione di Chris è sì felice, ma molto contenuta. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Wow. Poco
Poco dopo aver scoperto della gravidanza, la coppia va in viaggio a San Diego, un viaggio di lavoro di Shannon insieme alle sue amiche e colleghe. E anche qui è tutto documentato sui social. Verso fine giugno Shannon decide di andare a trovare i suoi genitori e anche i suoceri in North Carolina e di starci 6 settimane. Chris ovviamente non può assentarsi tutto quel tempo al lavoro e così decide di raggiungere la sua famiglia soltanto nell'ultima settimana. Shannon parte dunque solamente con le sue 2 figlie e in quel periodo Chris, in quelle 6 settimane, farà totalmente la vita da scapolo. In generale, negli ultimi anni, mentre Shannon si dava da fare nel lavoro, Chris si dedicava al culto del proprio corpo. Dal giorno delle nozze aveva infatti cominciato una lenta ma impressionante trasformazione fisica, dedicandosi completamente alla palestra e ai pesi. Insomma, belli, in forma, felici, Watts erano diventati la famiglia da spot televisivo che l'America scrutava con curiosità, con sospetto, immaginando un volto molto diverso dietro quello sorridente della famiglia perfetta. Ma come tutte le coppie, avevano dei problemi. E nel loro caso c'erano dei problemi economici, vecchi prestiti studenteschi, spese mediche, il mutuo, la carta di credito, debiti che incidevano profondamente, ovviamente, sul benessere familiare. Sì, la coppia ultimamente era in crisi, ma una normale crisi che ogni coppia vive, soprattutto dopo tanti anni, e comunque loro non si erano mai veramente distaccati, erano sempre stati molto uniti. Da settimane invece Shannon si lamenta con le sue amiche dell'atteggiamento di Chris. Lo trova distante, lo trova freddo, lo trova per nulla fisico. Si rifiuta anche di abbracciarmi, raccontava in lacrime alle amiche. Insomma, ha una sorta di sesto senso e capisce che qualcosa non va dal momento in cui lei parte per trovare la famiglia in North Carolina. A quel punto, tramite messaggio, prova a chiedere a Chris se ci fosse qualcosa che non andava, ma Chris nega tutto. Chris dice che va tutto bene ed è soltanto stressato per il lavoro. Chris però non è preso dal lavoro. Chris ha un amante, Nicole Kessinger, detta Nikki, una nuova collega da poco assunta. Una nuova collega che Chris conosce nei primi giorni di giugno, proprio nello stesso periodo in cui scopre di diventare padre per la terza volta di quel bambino che aveva tanto voluto. Nelle 6 settimane in cui Shannon si trova in North Carolina dalle rispettive famiglie, Chris fa una vita letteralmente da single. Esce con Nicole, fanno weekend fuori, fanno viaggi, fanno cene in ristoranti e addirittura lui dorme a casa di lei. Tutto ciò raccontando all'amante di essere in procinto di separarsi, ma soprattutto senza dire che sua moglie era di nuovo incinta. Quindi siamo a luglio 2018, Shannon è in vacanza con le figlie in North Carolina e Chris è a casa che se la spassa con l'amante. Shannon capisce che Chris è sempre più assente e gli invia un sacco di messaggi chiedendo spiegazioni. Dai messaggi inviati si può vedere come Shannon abbia proposto a Chris una terapia di coppia, ma lui ha rifiutato, dicendole anche che le sarebbe bastato avere 2 figlie e non il terzo, nonostante lui l'avesse fortemente voluto. Chris intanto crea nel suo cellulare una cartella segreta, nascondendola con un'icona di una calcolatrice, come fosse un'app, insomma. Lì dentro tiene tutte le fotografie scattate insieme a Nikki, l'amante, anche fotografie parecchio intime. Mentre Shannon è in vacanza in North Carolina, succede un altro fatto che crea ulteriori tensioni nella coppia. La madre di Chris, Cindy, compra del gelato al pistacchio per le bambine, pur sapendo perfettamente che Sissy è allergica alle noci. Questo fa andare su tutte le furie Shannon, che grida alla suocera, e la suocera sbatte fuori di casa Shannon, che decide di passare il resto della vacanza esclusivamente con i suoi genitori. Durante la festa di compleanno di Sissy, infatti, i genitori di Chris non si presentano. Shannon a quel punto lo fa presente a Chris, chiedendogli di dire a sua madre di fare più attenzione. E questo episodio, secondo Shannon, che scrive sms alle amiche, ha contribuito al raffreddamento di Chris. Oggi noi però sappiamo che non c'entrava nulla.
Arriva il 31 luglio e Chris raggiunge Shannon in North Carolina. Ricordiamoci che lei era già lì da 5 settimane. Chris sta con loro una settimana sola, dove passa momenti spensierati in famiglia con i suoceri, dove porta ad esempio le figlie al mare per la prima volta. E anche questa vacanza è tutta documentata da post, video e foto su Facebook. I genitori e il fratello di Shannon, durante questi giorni passati assieme, si rendono conto che qualcosa non va. Chris è molto distante, pensa solamente alle figlie, ma non ha mai un occhio di riguardo verso la moglie. Non è più affettuoso con lei. Una cosa molto atipica, perché lui è sempre stato un marito molto dolce. La coppia, finita la settimana, ritorna in Colorado ai primi di agosto. Il 4 agosto, intanto, l'amante Nicole cerca su Google testuali parole: abiti da sposa, il che fa pensare a promesse fatte da Chris nei suoi confronti. Il 7 agosto Shannon chatta con una sua amica e le dice che Chris è molto terrorizzato dall'idea di questo nuovo figlio, cosa molto strana, secondo lei, perché era proprio lui ad averlo voluto qualche mese prima. E questo inizia a farla insospettire che potesse avere un'altra donna. Questa sua amica cerca di consolarla dicendole che magari è solo un po' di paura, un po' di down emotivo, che tutto si sarebbe risolto, insomma, una crisi normale di una persona che sta per avere un terzo figlio. Nei giorni subito successivi la coppia avrebbe dovuto fare una festa, una sorta di baby shower, in cui sarebbe stato svelato il sesso del bambino. In America è molto utilizzata. Ma vista la situazione, visto il morale a terra che naturalmente aveva Shannon, lei decide di annullare il ricevimento e manda dei messaggi a tutti gli amici per comunicarlo. Una sua amica in particolare però si sofferma sulla questione e chiede a Shannon spiegazioni. Shannon risponde che Chris le ha esplicitamente detto che non sono più compatibili e non vuole neanche abbracciarla. Insomma, un comportamento veramente strano per tutti, in quanto, lo ripetiamo, per 8 anni lui era sempre stato attento, premuroso, affettuoso con Shannon, molto innamorato, e di colpo, così, nel giro di un mese, sembrava non volesse neanche più toccare sua moglie, neanche più guardare sua moglie, oltre che non volere più neanche questo terzo figlio, il tanto atteso maschietto. Inoltre Shannon scrive alle sue amiche che è molto preoccupata, che non si poteva permettere di essere una mamma single, che sarebbe stato pesante emotivamente, che non sa cosa fare, addirittura si mette a cercare dei libri su Amazon sulla terapia di coppia. Proprio un libro di questi viene comprato da Shannon per regalarlo a Chris. Shannon infatti chiede a Chris di leggerlo e Chris dice sì, va bene, lo leggerò. Siamo al 9 di agosto e Shannon e la sua amica e collega Nicole Atkinson partono per pochi giorni per un viaggio di lavoro. E proprio in quel viaggio Shannon racconta a Nicole di quanto sia triste, di quanto sia stanca. Addirittura Nicole racconterà del fatto che Shannon neanche mangiasse. Per lei era una cosa molto strana, Shannon era sempre energica, sempre felice. Sicuramente non erano giorni facili per Shannon, sia per lo stress riguardante il distacco di suo marito Chris, ma anche per la gravidanza stessa. Prima di partire per questo viaggetto di lavoro, Shannon lascia una lettera a Chris, dove le spiega di quanto lui sia importante per lei e di come lei avrebbe fatto di tutto per essere una moglie perfetta e per salvare il loro matrimonio. Lo stesso giorno della partenza di Shannon e Nicole, il 9 agosto, succede un fatto inquietante, direi, o comunque che ancora oggi non ha molte spiegazioni. Chris manda una foto a Shannon senza scrivere nulla. La foto è questa. Come vedete, molto inquietante, ma è così assurda che Shannon la posta simpaticamente su Facebook, scrivendo «Cosa mi avrà voluto comunicare Chris?» e mettendo delle faccine sorridenti. L'11 agosto, di sera, mentre Shannon è ancora in viaggio di lavoro con la collega, Chris lascia le bambine alla babysitter dicendo alla moglie che andava ad una partita di baseball con gli amici e invece va ad un ristorante con l'amante Nicole, il Lazy Dog.
Shannon, ormai sospettosissima del marito, verifica i movimenti della loro carta di credito e scopre che quella sera il marito ha speso ben $60 in un semplice fast food. Una cosa molto strana proprio per via del prezzo, tant'è che Shannon capisce che Chris non è da solo, ma in compagnia. Ormai Shannon ne è certa. Il marito ha un'altra donna. Il 12 agosto, che era una domenica, Chris e Nicole non si vedono. Lei passa la giornata con i familiari al Museo di Scienze Naturali di Denver. Lui invece porta le sue bambine ad una festa di compleanno. Shannon sarebbe arrivata poche ore dopo, nella serata di quella domenica. L'aereo di Shannon e Nicole, l'amica buona, non l'amante, ritarda e invece di tornare di sera, tornano in piena notte. Nicole Atkinson accompagna la sua amica a casa, come si può vedere dalla telecamera posta sulla porta di casa di Shannon e Chris, intorno all'1:45 del 13 agosto. Nicole attende che l'amica entri in casa e poi va via. Questo sarà l'ultimo video in cui apparirà Shannon Watts viva. Avete capito bene. Perché verrà uccisa nelle prime ore del 13 agosto assieme alle sue bambine. Ma arriviamo al pomeriggio seguente. L'amica di Shannon, Nicole Atkinson, chiama la polizia. È preoccupata dal fatto che di mattina avesse cercato in tutti i modi di comunicare con Shannon, ma senza ricevere risposta. Considerate che Shannon era una donna molto espansiva, amichevole, mandava sempre il buongiorno alle sue amiche e quella stessa mattina alle ore 9 avrebbe avuto una visita ginecologica. E quindi, vista la situazione particolare, Nicole voleva chiedere a Shannon se le avesse fatto piacere essere accompagnata. Preoccupata dunque, non ricevendo alcuna risposta, telefona alle altre amiche per sapere se qualcuna l'avesse sentita, ma nulla. Chiama anche suo marito, Chris, che comunica a Nicole che Shannon, quella mattina, prima che lui andasse al lavoro, gli avesse comunicato che sarebbe andata tutto il giorno da un'amica, senza dire il nome. Questo non torna però alle orecchie dell'amica Nicole, che invece si preoccupa seriamente e dice a Chris di voler chiamare la polizia. Chris però a quel punto le risponde no, non c'è bisogno. E Nicole risponde sì, invece c'è bisogno, vieni a casa subito perché deve essere successo qualcosa. Arriva dunque la polizia a casa Watts. Chris non è ancora arrivato perché quella mattina lui va al lavoro, tra l'altro come ogni giorno, a detta dei colleghi, in modo molto rilassato. Quindi ad accogliere la polizia è proprio l'amica Nicole, che spiega tutto alle autorità. Il video della polizia è molto famoso e riprende tutta la perquisizione in casa e riprende anche l'arrivo di Chris, che a detta di tutti non sembra minimamente scosso, anzi. Sembra non cercare la sua famiglia in casa, ridacchia mentre parla, cerca di convincere la polizia che la moglie sia scappata con le figlie dopo una discussione avvenuta quella stessa mattina, dove hanno parlato di questa ipotetica separazione, dove lui ha detto a lei di avere un'altra donna. Inoltre in casa viene ritrovata la borsa di Shannon, il suo cellulare e l'anello nuziale. Insomma, è molto strano che qualcuno scappi di casa e lasci tutto lì, tutti gli effetti personali. Inoltre, il letto matrimoniale era senza lenzuolo e l'auto di Shannon era a casa. Anche questo molto strano. A quel punto la polizia chiede ad un vicino di casa se avesse una telecamera, se avesse ripreso qualcosa di strano. Magari le telecamere potevano aver immortalato la fuga di Shannon insieme alle sue figlie. I Watts, ricordiamo, avevano solamente una telecamera, quella posta sulla porta d'ingresso che aveva ripreso Shannon poche ore prima. Ma nessuna che riprendesse l'uscita del garage. Durante la visione delle immagini del vicino di casa si vede Chris che verso le ore 5:30 del mattino porta il suo furgone all'ingresso del garage. Inizia poi a caricare cose poco definite per ben 50 minuti e fa tre volte avanti e indietro dal garage prima di andare via, a suo dire, al lavoro. Chris a quel punto cambia atteggiamento. Diventa molto scosso, inizia a sudare, si tocca con le mani la testa, inizia a non guardare lo schermo del televisore e il vicino se ne rende conto. Quando Chris se ne torna a casa sua,
Il vicino infatti comunica alla polizia di vedere uno strano e anomalo comportamento in lui. Di solito è una persona pacata, piatta, mentre ora è molto agitato. Ma la cosa che appare un po' strana a tutti è che Chris si sia agitato solamente nel momento in cui c'era la visione delle immagini del vicino di casa. Mentre il Colorado Bureau of Investigation emette un avviso di scomparsa di donna incinta e due bambine, Chris registra un video comunicato con la televisione Denver ABC e supplica che la sua famiglia venga restituita da qualcuno che probabilmente le ha rapite o che torni a casa se fossero scappate. Questo video viene guardato non solo da tutta America, dai parenti, dagli amici, ma anche dalla polizia stessa, che nota come Chris sia gelido e freddo in queste dichiarazioni e addirittura che in certi momenti le esca una sorta di risata, una sorta di sorriso molto inquietante. Nel video Chris dice: Bella avrebbe dovuto iniziare la scuola lunedì prossimo. Usa il passato come se sapesse già che la figlia non c'è più. Il 14 agosto Chris viene invitato in stazione di polizia per essere interrogato sulla possibile fuga della moglie, nonostante le autorità fingano di essergli amico e di credergli. In realtà lui è già il sospettato numero uno. Questo per l'assurdità della situazione, ma soprattutto per il suo modo di fare, oltre che per la registrazione di spostamento di GPS del suo furgone che vede Chris partire da casa alle 5:30 del mattino per andare in un pozzo petrolifero della ditta per cui lavora, la Anadarko, un po' prima però dell'orario prestabilito, il che è molto strano. Viene poi chiesto a Chris se avesse una relazione extraconiugale e lui risponde di no, di non aver mai tradito sua moglie. Nel mentre però, in modo del tutto spontaneo, in commissariato si presenta Nicole Kessinger, Nikki, spiegando alle autorità di aver avuto una relazione con Chris, questo perché anche lei, insomma, era molto stranita, le pareva tutto molto ambiguo e, cosa ancora più grave, aveva scoperto tramite i media, tramite i telegiornali, che la moglie di Chris fosse incinta. Nicole Kessinger viene dunque sottoposta ad un lungo interrogatorio di circa 3 ore dove confessa e descrive interamente la relazione intima con Chris Watts, iniziata verso fine giugno e durata quindi solamente un mese e mezzo. È disgustoso. Mi vergogno così tanto di lui e di tutto il resto. Mi sveglierò ogni giorno e saprò che questa mamma e il suo bambino non ancora nato e queste due bambine non ci sono più. E questo mi spezza il cuore. Si presentava come un padre premuroso e felice di esserlo. Meditavamo di prendere le bambine con noi, dopo il matrimonio, se mi voleva sposare. Era un uomo pacato, tranquillo, aveva un pregio rispetto a tutti gli altri uomini che ho mai conosciuto. Sapeva ascoltare, sembrava entrare in empatia con te. È assurdo. Tutti mi definiranno come la donna che ha avuto una relazione con quest'uomo che ha fatto fuori tutta la sua famiglia. Non avevo idea che la moglie fosse incinta di 15 settimane. Mi ha mentito su tutto. Mi ha detto che era in fase di divorzio. Non voglio che la gente pensi che io sia la causa di questa strage. Non lo sono. Sicuramente c'era già qualcosa che si muoveva dentro di lui prima di conoscerlo. Ci siamo visti per sole 6 settimane. Al lavoro è sempre venuto senza anello al dito. Sembrava un uomo libero, che stava divorziando ma che aveva già risolto tutto. Mi fa schifo. Sono sconvolta. Perché? Il 15 agosto Chris Watts viene nuovamente convocato in commissariato per sottoporsi al test del poligrafo che lui accetta di fare, senza però dirgli di essere il sospettato numero uno, facendolo passare come un test di routine, sapendo inoltre che già mentiva, visto che aveva giurato di non aver mai tradito sua moglie. Il risultato del test è chiaro: Chris ha mentito in tutte le risposte. L'agente Tommy Lee a quel punto dice a Chris che sa che sta mentendo e di dirgli la verità. Gli investigatori quindi cercano con una sorta di
manipolazione amichevole, di far sfogare Chris e gli chiedono se sapesse se Shannon avesse fatto qualcosa di male alle sue bambine. A quel punto Chris Watts smette di negare e chiede di poter parlare con suo padre privatamente. Gli investigatori accettano, pur rischiando che lui si fosse poi rivolto ad un avvocato, e lasciano entrare il padre nella sala, poi li lasciano soli. A quel punto Chris, in lacrime, racconta a suo padre di aver strangolato Shannon dopo che quella notte Shannon aveva ucciso le bambine soffocandole. Insomma, racconta di aver ucciso la moglie in un impeto di rabbia dopo aver visto le figlie uccise. Ovviamente si tratterà della palese ricostruzione suggerita dall'agente Tommy Lee e quindi palesemente una bugia. Rientrano dunque i due investigatori e Chris racconta questa versione dei fatti anche a loro, dicendogli inoltre dove fossero i tre cadaveri. Giura, piangendo, di non aver minimamente ucciso lui le bambine. Questo però risulterà essere molto discordante, sia dal luogo in cui lui aveva abbandonato i cadaveri e sia dal modo in cui l'aveva fatto. Quella mattina presto dunque lui è andato al pozzo petrolifero dove avrebbe dovuto lavorare, ha seppellito la moglie sottoterra, lasciando lì tra le sterpaglie il lenzuolo in cui l'aveva avvolta per trasportarla. Ricordate che mancava un lenzuolo dal letto matrimoniale. E poi ha letteralmente gettato i cadaveri delle figlie in due distinte cisterne di petrolio, inserendole in una fessura di appena 8 pollici, ossia una ventina scarsa di centimetri. La stessa mattina, intorno alle 8:30, dai tabulati telefonici risulta che Chris Watts aveva chiamato prima la scuola delle bambine dicendo che non sarebbero più andate, ma senza spiegare perché, e poi un agente immobiliare per mettere in vendita la loro casa. Insomma, se l'è giocata veramente male. Christopher Watts viene definitivamente arrestato nel pomeriggio del 15 agosto, due giorni dopo aver commesso l'omicidio, e il 6 di novembre successivo si dichiara colpevole e viene sentenziato a 3 ergastoli. In prigione non ha mai mostrato emozioni, non ha mai mostrato empatia, anzi le autorità temevano che potesse suicidarsi, come di solito accade in questi casi, ma non è stato così. Successivamente alla sentenza, ad inizio 2019, Chris è stato nuovamente interrogato e ha dato la sua versione definitiva, ammettendo di aver ucciso anche le figlie. Ascoltiamola. La sera del 12 agosto, quando ho messo Sisi e Bella a letto, sapevo che sarebbe stata l'ultima volta, perché il giorno dopo avrei fatto quello che dovevo fare. La mattina presto del 13 agosto sono andato nella stanza di Bella, poi nella stanza di Sisi e ho usato un cuscino del loro letto per ucciderle, ma senza riuscirci. Dopo che ho lasciato le stanze delle bambine sono tornato a letto con Shannon ed è iniziata la discussione. Ho detto a Shannon che volevo il divorzio, che non l'amavo più e che avevo un'altra donna. Lei mi ha risposto che non avrei più visto i miei figli. Così le ho preso il collo e ho iniziato a strangolarla. Ho saputo spremere le vene giugulari fino a quando non si è interrotto il flusso di sangue al suo cervello ed è svenuta. Ho chiaro in mente il suo viso che si tingeva di nero per il mascara che colava mescolato alle lacrime. Mentre mi guardava e moriva, aveva gli occhi pieni di sangue. Bella e Sisi sono poi entrate nella nostra stanza, non so come, ma non erano morte. Avevano gli occhi lividi e piangevano. Questo ha reso peggiore quello che avrei dovuto fare. Bella mi ha chiesto cosa aveva la mamma. Io le ho detto che non stava bene, era malata e dovevamo portarla in ospedale per stare meglio. Ho avvolto il corpo di Shannon in un lenzuolo e l'ho caricato nel furgone, sotto le bambine, per terra. Poi ho fatto sedere le bambine nei sedili posteriori, con la mamma sotto di loro. Ho guidato 45 minuti fino al pozzo petrolifero, pensando se avessi dovuto risparmiarle o meno.
ma ho pensato che vita si faranno senza la mamma, non ha senso. Quando sono arrivato al pozzo petrolifero, ho scavato una buca e ci ho buttato Shannon. Il corpo è atterrato a faccia in giù nella fossa che avevo scavato. Ricordo che ero così furioso con lei che non avevo neanche intenzione di girarla. Poi sono tornato al furgone per uccidere le bambine. Sissi è stata la prima. Aveva la sua coperta blu. Le ho messo la coperta sopra la testa e l'ho strangolata proprio lì, sul sedile posteriore. Bella era di fianco, guardava in silenzio. Poi sono andato a gettare Sissi nel primo pozzo. Non riuscivo a credere quanto fosse così facile lasciarla semplicemente cadere attraverso il buco. Ricordo lo schizzo di quando il corpo ha colpito l'olio. Poi sono tornato al furgone per fare la stessa cosa con Bella. Di tutte e tre, lei è l'unica che cercò di combattere. Sentirò la sua dolce vocina per il resto della mia vita, che implorava. Papà no! Sapeva cosa le stavo facendo. Mi tormento ogni notte di questo. Forse non aveva capito cosa fosse la morte, ma sapeva che la stavo uccidendo. Quando ho fatto quello che ho fatto, era come se avessi una voce dentro di me, qualcosa che mi diceva cosa dovevo fare e non sono riuscito a fermarmi. Chris ha anche raccontato di pensare sempre alla sua famiglia, di tenere nella sua cella le foto delle bambine, della moglie, di raccontare ogni notte alle sue bambine le fiabe e che per lui loro rimangono le persone più importanti della sua vita. L'amante Nicole ha invece cambiato stato e identità, in quanto per lei era diventato impossibile vivere. È stata definita infatti la donna più odiata d'America. Pare però che ancora oggi i due mantengano una sorta di contatto via mail, anche se lei appunto si è rifatta la vita con un altro uomo. Questo caso cosa dimostra, amici? Dimostra che il mostro può essere tra le mura di ogni casa, tra le mura di ogni luogo di lavoro, tra amici, parenti, può essere ovunque. Chris Watts è la chiara figura del narcisista psicopatico, colui che non prova empatia, che non prova rimorsi e che è talmente egocentrico ed egoista per pensare di poterla far franca senza essere scoperto. Chris Watts voleva iniziare una nuova vita, sbarazzandosi totalmente di quella precedente. Per questo caso è tutto, noi ci vediamo alla prossima storia e alla prossima puntata di Real Crime.